L'Associazione Quartiere Gamarana interviene nuovamente dopo richiesta dei cittadini, questa volta si tratta delle difficoltà che vivono i residenti di via Luigi Einaudi. Che cosa succede? Sì, siamo in prossimità del tratto autostradale che da Collurania va verso il mare e le abitazioni che stanno a ridosso di quel tratto vivono una situazione molto molto disagevole per effetto di questo forte rumore che noi chiamiamo inquinamento acustico dovuto al passaggio dei mezzi a motore che si alternano lungo il tratto autostradale. Stiamo parlando in un doppio senso. Ci sono dei momenti in cui non è proprio impossibile stare sul sito perché i rumori sono veramente veramente fastidiosi. I tratti che noi abbiamo denunciato, l'avevamo fatto già qualche anno fa, ma non c'era stato nessun tipo di risposta. Siamo tornati nuovamente dal comune come braccio operativo e devo dire che il comune comunque ha già risposto per l'ufficio preposto, la collega ingegner Cafà ha già mandato una nota all'ARTA affinché intervenga. Aspettiamo fiduciosi che avvengano le misurazioni entro breve tempo e poi andiamo a valutare dal momento che quei dati devono essere pubblici e disponibili, quindi ognuno di noi deve avere l'opportunità di andarli a verificare e a controllare per capire se sta all'interno o fuori dal limite e range consentito per la vita dell'uomo. L'aspetto è che ci staranno le elezioni, no? A ognuno di noi fa il mio dovere. Non c'è uno del comune che si affaccia e dice andiamo via Luigina, questa è la via Gamarana, mo chiamasse nome via Luigina, non ho capito il perché. Niente, 50 anni non c'è uno che soltanto quando è tempo di voto si ricorda di via Luigina. Viviamo con il non diritto a vivere in un ambiente acusticamente non dignitoso, semplicemente in un ambiente acusticamente degno di essere cittadini. Sintesi, la mia amica Clelia, gli abitanti di questa zona, i fondatori storici del Comitato di Quartiere Gamarana richiedono il diritto a vivere, cioè a uscire fuori casa, a non essere costretti a tenere le finestre chiuse.